Bentrovati, ospite del nostro spazio interviste è Stefano Zanatta, ormai è ufficiale, neo direttore sportivo della Eolo Cometa. Ciao Stefano, come stai? Ciao, ciao Giuseppe, bene, guarda, grazie mille della chiamata. E per ora, con tutte le restrizioni del periodo, stiamo riniziando un po' a organizzare, a prepararci per la stagione futura. Per i corridori si dice bentornati in sella, per i direttori sportivi bentornati in ammiraglia dopo un anno o 2 anni di stop. No, sì, un anno solo di stop, ho chiuso, diciamo, la parentesi con la Bardiani nel 2019 e per quest'anno 2020 sono rimasto tra virgolette in disparte. Avevo iniziato un piccola parentesi col team Monti, andata un po' a saltata prima di partire, questa piccola parentesi fra dicembre e gennaio dello scorso anno, che poi non è poi partito questo progetto, per cui sono rimasto tranquillo e fino a ottobre, diciamo a fine giro, quando poi mi si è riproposta questa opportunità e Ivan e Alberto mi hanno chiamato proponendomi questo ruolo all'interno del loro team e ho accettato volentieri. Com'è nata la collaborazione con Ivo Abbasso e Alberto Contador? C'era qualcosa che bolleva in pentole o per te la chiamata è stato un fulmine a ciel sereno? No, diciamo che con Ivan ho sempre avuto un buonissimo rapporto dai tempi quando è arrivato. Già inizialmente, diciamo, in fascia Bortolo, ancora nel 2001-2002, quindi l'ho avuto da giovane professionista, neoprofessionista con noi, poi ci siamo un po' divisi le strade, è ritornato nel 2008 in Liquigas, con lui ci ho lavorato tantissimo per poter portarlo di nuovo a alti livelli, a vincere il Giro d'Italia del 2010 e quindi fra di noi c'è sempre stata abbastanza sintonia. E su quello che stavo facendo in questi anni mi ha sempre tenuto un po' al corrente dell'attività, dell'iniziare questa attività con Alberto già 3 anni fa con la Cometa, con il gruppo Continental. E poi quest'anno, quando ho avuto la conferma della Eolo che entrava come main sponsor del loro team, mi aveva proposto di poter andare con loro. Da parte mia c'erano un po' di, diciamo, titubanze in quanto preferivo non prendermi in carico tutta l'attività, da fare ancora grandissimi spostamenti o grandissime attività. La società ha una sede spagnola, per cui c'è comunque da lavorare, da mettere in cantiere, che se accetti un ruolo del genere diventa impegnativo. E a questo punto della mia vita preferivo rimanere un po' più tranquillo. Detto questo, poi dopo il Giro d'Italia invece Iva mi ha riproposto di nuovo, mi ha ricercato dicendomi che appunto avrebbero fatto parecchie attività in Italia e che gli sarebbe servito un po' la mia esperienza per organizzare al meglio la squadra assieme a Son Yates, che aveva preso la direzione tecnica del team. Per cui a questo punto ho accettato volentieri di dare il mio contributo a far crescere questo team. Un progetto sicuramente ambizioso da parte di Basso e Contador. Tu vieni da un passato abbastanza glorioso con la Liquigas, che tanto bene ha fatto nel ciclismo da Sagan a Nibali, dallo stesso Basso. Hai riproposto la mentalità della Liquigas, ma soprattutto ti sei portato qualche uomo di fiducia che avevi alla Liquigas e te lo sei portato all'Eolo Cometa? No, diciamo che Ivan in questi 3 anni con Alberto e con i ragazzi che aveva all'interno del gruppo hanno credo lavorato bene, hanno già messo le basi che sulla falsariga di quello che pensiamo poter avergli lasciato in Liquigas, in quanto io ho trovato un ambiente già bello coeso e c'è già una bella struttura, hanno già i loro direttori, è giusto che rimanessero quelli che c'erano prima, quindi sia Jesus Hernandez che Andreotto saranno all'interno dello staff. Ha voluto inserire queste due figure come la mia, come quella di Sean Yates, proprio per dare un tocco di esperienza. Però stiamo già vedendo e toccando con mano che il team era già ben organizzato. I ragazzi che avevamo con noi, soprattutto a livello staff, Ivan ha inserito solo un massaggiatore, Carmine Magliaro, però il resto sono tutta quanta gente che stavano già lavorando nel gruppo giovani con loro, nel gruppo Continental, e quindi ha mantenuto questo staff. Naturalmente ora andrà integrato in base anche agli inviti che avremo e a come va la stagione, perché
sempre un'incognita, essendo una professional, non abbiamo ancora diritto a partecipare a nessuna gara, dovremmo guadagnarci sul campo e attendere gli inviti. A quel punto, se ci sarà necessità di inserire per il futuro gli elementi che conosciamo già, sia io che Ivan, credo che sarà una buona cosa e cercheremo di inserire della gente valida comunque. L'importante è avere una mentalità di come improntare il lavoro e come fare il lavoro all'interno del team. E questo credo Ovviamente, sia già. il passaggio tra Continental e Professional vi ha messo di fronte a una realtà di ciclomercato imponendovi degli acquisti di tutto rispetto. Tu hai preso parte alla decisione di questi acquisti, decidendo se prendere questo o quell'altro atleta? Ma ti dico che non ho partecipato in quanto sono entrato nel team, come ti ho detto, dopo già a fine ottobre, da metà ottobre, per cui quasi tutti diciamo, gli inserimenti erano già stati fatti. Ivan aveva già portato avanti lui delle trattative, aveva già concluso degli accordi con i ragazzi, però credo che per il team che ne è uscito fuori hanno fatto degli ottimi acquisti e quindi da parte mia sarà adesso integrarmi e poter lavorare al meglio con loro. Alcuni di loro li conosco già, avendoci lavorato assieme come Wackerman, come Albanese, e considerando, come dici te, che il passaggio da Continental a Prof comporta un aumento di qualità, inserire qualità. Ho cercato, secondo me, di trovare un giusto mixaggio fra gli 8 giovani che sono passati dal gruppo Continental, più altri 2 neoprof come Rivi e Bais, che sono italiani, che hanno delle ottime qualità, e poi inserire un gruppo di, tra virgolette, più vecchi che abbiano più esperienza. Quindi credo che questo sia il format giusto per poter ambire a poter rappresentarci al meglio alle gare. Conosciamo tutti l'organico ormai dell'Aelo Comeda. Chi sarà l'uomo di punta del 2021 a tuo avviso? Beh, come ti dico, abbiamo dei corridori che hanno voglia di riscattarsi, come Gavazzi, come Belletti, che hanno l'esperienza per poter ambire, diciamo, a dimostrare che magari il loro fine carriera può essere un buon viatico per far sì e darci delle soddisfazioni. Poi abbiamo dei ragazzi un po' più giovani come Fortunato, Albanese, che hanno bisogno di dimostrare quello che valgono. E credo che l'uomo che può fare un po' di differenza sulle grandi corse, un po' più dure, sia Ravasi. Ravasi ha un grande passato recente, diciamo che comunque da dilettante ha dimostrato di avere ottime qualità, ha fatto secondo tour dell'Avenir non molti anni fa, quindi passato in un grande team come l'UAE, avendo corso nel World Tour, e ha l'esperienza giusta e credo che anche l'età giusta per poter dimostrare di valere qualcosa in più di quello che magari ha dimostrato in questi anni per vari motivi, per gli incidenti, per quello che ha passato. Per cui io credo che da parte loro questi sono gli uomini su cui dobbiamo puntare sulle gare, senza dimenticare che abbiamo un Alessandro Fancellu che è uno dei migliori elementi italiani, diciamo, appena passati al dilettantismo, perché comunque ha fatto solo 2 anni. E poi un altro spagnolo che è Ropero, che ha vinto una tappa al Giro d'Italia, ha fatto settimo al Giro Under, e quindi 2 o 3 elementi giovani molto validi che pensiamo possano crescere bene. A proposito di Alessandro Francellu, è il nome che ha fatto Ivan Basso per il futuro. Conosci questo ragazzo? Puoi parlarcene un pochettino delle sue caratteristiche e dove può arrivare? Dico sinceramente, non lo conosco, non l'ho ancora visto personalmente, in quanto con il discorso del Covid non ci siamo ancora trovati, però guardando quello che ha fatto e i dati, come li sto seguendo ora tramite i nostri preparatori, l'impegno che ci mette e quello che ha dimostrato anche lo scorso anno in qualche occasione, credo che è un ragazzo che ha bisogno ancora di crescere fisicamente, non è ancora formato, però ha delle ottime qualità. E se dandogli il tempo dovuto, credo che possa darci veramente delle soddisfazioni a livello non solo di squadra, ma a livello di ciclismo italiano. Ormai è notizia dei giorni nostri, scusa, Fabio Aru sembra aver trovato squadra, si accaserà alla Kubeka Asos. Per un periodo è stato anche vicino alla Eolo Cometa. Avresti potuto trovarti a dirigere Fabio Aru e non sarebbe stato semplice, visto le ultime stagioni del corridore sardo. Sei
Se fosse stato in formazione con voi, come avresti approcciato, diciamo, la ripartenza di Fabio Aru? Ma sai, riprendere e far star bene un atleta come Fabio, credo che soprattutto deve trovare lui gli stimoli giusti e diciamo, l'ambiente giusto per poter ritornare ad essere il corridore che è stato i primi anni da professionista. Quindi, sinceramente non ci ho pensato perché credo che soprattutto lui non avesse voluto andare in una squadra piccola, avesse voluto rimanere in una squadra World Tour, abbia fatto di tutto per poter rimanere nello status dove è ora, quantomeno di poter ambire a fare dei risultati su corse, quantomeno un programma sicuro dove poter correre. Con noi avremmo certamente potuto lavorarci bene, ma il fatto che molte volte sia improbabile che un atleta del suo spessore vada in una squadra professional, al momento è ancora una bella prospettiva, però non è attualizzabile. Questo è quindi, ci avrei pensato al momento che arrivava. Come Preferisco formazione confermi. professional, in molti vi danno come quasi sicuri partecipanti al Giro d'Italia del 2021. Quest'anno abbiamo visto che le formazioni professional impegnate, come al solito, hanno offerto spettacolo dando battaglia, ma non sono riusciti a vincere nessuna tappa. Credi che ancora il divario tra le World Tour e le professional sia così accentuato da essere un divario enorme fino adesso da colmare? Ma credo che effettivamente negli ultimi anni si è avuto questa tendenza che le squadre World Tour hanno una supremazia veramente alta rispetto alle professional. Io avendo fatto gli ultimi anni con la Bardiani abbiamo riscontrato questo tipo di difficoltà tutte le volte che andavamo in una gara dove c'era quantomeno 6-7 squadre World Tour, ci mettevano già in difficoltà nel poter ottenere degli ottimi risultati. Questo non toglie che con gli elementi che abbiamo possiamo ambire, come dico, ad avere un invito per queste gare, perché comunque dobbiamo dimostrare sul campo, ora tutti, se a parlare è facile, poi bisogna dimostrare, quindi io credo che il merito più grande per noi sia quello di dimostrare sul campo, di guadagnare un invito a queste grandi gare, come può essere la Milano-Sanremo, il Giro d'Italia, come tu dici, e dopodiché capire se abbiamo gli elementi per ogni provare a quantomeno sopperire a questo divario che c'è fra le squadre World Tour e le nostre. Questo si può fare facendo una buona preparazione, molte volte non pensando solo a poter andare in una fuga o a poter ambire in certe tappe veramente a metterci a confronto con gli atleti delle squadre World Tour. Questo bisognerà farlo perché altrimenti Intervistando altri tuoi colleghi direttori sportivi di formazione professional, loro contestavano il fatto che alcuni regolamenti UCI forse andrebbero cambiate. Meno formazioni inserite nel World Tour e più spazio alle wild card nei grandi giri. Saresti d'accordo eventualmente tu ad un cambiamento di questo tipo? sai, credo che alla fine il regolamento si è discusso mille volte, trovare la via corretta per poter essere contenti tutti è difficile, no? Quindi io negli ultimi anni, avendo lavorato, come detto, per 10 anni nelle squadre come la Liquigas, ho visto che il ciclismo a livello globale è cambiato tantissimo, si è portati a un livello di maggior professionalità, maggior sicurezza, maggiore garanzia di poter guadagnare dei stipendi adeguati anche alla fatica che fanno gli atleti e soprattutto portare grandissima professionalità all'interno dei team, evitando soprattutto il problema di avere un controllo, quantomeno di non lasciare gli atleti allo sbando che andassero a farsi preparare, soprattutto diciamo, per togliere questa macchia che avevamo alle spalle del fenomeno, no? Fenomeno doping. E il fatto che si possa avere più wild card, sì, sicuramente può essere un vantaggio da un lato. Però ci vuole anche che le squadre professional si mettano in testa di avere più professionalità nel poter lavorare veramente bene come fanno le World Tour. In piccolo, utilizzando meno elementi, però cercando di dare il maggior supporto possibile perché l'atleta possa essere seguito, controllato e che possa dare il meglio di se stesso con gli strumenti che gli mette a disposizione il team. Non avere la voglia di fare il Giro d'Italia a tutti i costi e poi l'atleta deve trovarsi, tra virgolette, il preparatore o farsi i ritiri per conto suo e
Questo deve essere, secondo me, il punto di dove si può ottenere anche più wild card, dando più professionalità sicuramente all'interno del professional. Al Giro d'Italia quest'anno, grandissima battaglia, un bellissimo Giro d'Italia nonostante il Covid, procedure sanitarie da parte dell'organizzazione perfette. Ti abbiamo visto inserito nella macchina organizzativa, non so a che titolo, ma ti ho visto inserito nella macchina organizzativa, forse un unico neo, se un neo si può chiamare da parte dell'organizzazione, il giorno di Morbegno. Qual è la tua opinione su quella giornata? Ma ti dico, io al Giro quest'anno sono stato chiamato dall'LCS per dare un contributo con il Giro Club, per accompagnare gli ospiti e i sponsor a vedere un po' le tappe e raccontargli un po' questo tipo di inserimento all'interno della corsa. E il fatto di Morbegno, credo che ci sia stata poca comunicazione, come dico, da parte di chi gestisce un po' diciamo il sindacato, i corridori più anziani, tra virgolette, dicono a loro, le squadre World Tour hanno all'interno qualche elemento più caratteriale che prende in mano prende la posizione e quindi si muovono e gli altri gli vanno dietro, un po' la stanchezza, un po' la paura di non mettersi contro nessuno, perché in questo momento molte volte all'interno di team c'è anche il fatto del Covid ha messo comunque che a Giro c'era più del 70% degli atleti senza contratto. Quindi avere un'amicizia importante all'interno di un gruppo poteva magari pensare che dire, okay, questo mi può aiutare a trovarmi la squadra. Dall'altro canto, che i miei colleghi, dico ex colleghi oppure futuri colleghi come direttori sportivi, hanno perso un po' il manico di quello che è all'interno del team, perché comunque è una posizione di un corridore che è gestito e pagato da un team, deve fare una dimostrazione, ma deve comunque prima passare dal suo titolare. Quindi, prima le dimostranze devono essere fatte ai direttori sportivi, e i direttori sportivi parlare con l'RCS, con Vegni in questo caso. Io dico che, per la mia esperienza, quando c'erano situazioni critiche, i primi a muoversi erano i direttori sportivi che chiedevano un incontro con l'organizzatore. In questo caso, non si può arrivare alle 10 di mattina e i corridori decidono qualcosa sotto una tenda, sotto l'acqua, senza aver parlato con il direttore dell'organizzazione. Quindi credo che qui sia stato un po' non dico forse un fregarsene, perché non credo che tutti i direttori sportivi non avessero sentito questo malumore all'interno del gruppo nato. D'altro canto, sono andati incontro a una situazione che era già prevista e prevedibile, perché la tappa era già stata presentata 2 mesi prima, diciamo, gli alberghi anche lì dicono si sono lamentati per le distanze e per andare alla tappa. Gli alberghi sono stati dati 1 mese prima del Giro d'Italia o 20 giorni, quindi tutti gli spostamenti giorno dopo giorno erano già fatti prima di partire dal Giro d'Italia. E mai che vada, le previsioni erano l'unico incognita, però una settimana prima si sapeva già che a grandi linee in quei 2 o 3 giorni avrebbe potuto piovere o fare un brutto tempo. Per cui io dico c'è stato un po' di superficialità, è un po' nascosto questo motivo di poter creare un dissenso per la tappa e non aver parlato direttamente con Mauro. Credo che Mauro è sempre stato molto vicino alle squadre e ai corridori e avrebbe potuto trovare una soluzione meno di impatto e più plausibile per tutti, con una, diciamo, maggiore immagine e un maggiore salvaguardia di tutti quanti, sia a livello di atleti sia a livello di Giro d'Italia, perché comunque se 1 mese prima tutti si lamentavano perché non si correva, per una tappa così non era sicuramente il caso di fare una protesta di questo tipo, secondo il mio punto di vista. Poi, sai, io quest'anno fortunatamente ero fuori, non ho dovuto entrare, quindi è un parere, diciamo, spassionato, diciamo, da dentro i lavori, dal di fuori. Questo è un po' Se, il Stefano, è il tuo punto di vista, ma è quello di tantissimi, la maggior parte delle storie è soltanto una squadra o un capopopolo che ha deciso per tutti, e questo sicuramente è una sconfitta per il movimento. Bravo, sai anche te il fatto di poter, che ci siano delle divisioni all'interno, non c'è mai stata una coesione in tutti questi anni che ci sono, in molte occasioni c'è stata discussioni, si parte, non si parte, a tappa dura, la pioggia, il vento e tante mille altre difficoltà che sono nate all'interno di una gara. Però la cosa che ha sempre fatto caposaldo era quella, i direttori sportivi parlavano con i loro corridori e poi andavano a parlare col direttore di corsa. Questo è sempre stato fatto da quando c'era
Castellano, Zumegnan, Walter con i vari direttori che c'erano anche nelle gare minori. Però il fatto che i corridori dicono prendono una posizione senza che i loro direttori sportivi ne fossero a conoscenza, questo non deve esistere, perché comunque io dico l'atleta è un bene del team e il direttore che è alla gara è quello che tira le file per il team. In questo caso RCS, trovando l'alternativa con la ripartenza a Busto Arsizio, trovando ovviamente uno spazio idoneo per il pullman, per tutta la carovana, ha dimostrato veramente un aspetto organizzativo eccellente, veramente eccellente. Oh, credo che il giro, non perché io sono italiano, di essere di parte, ma credo che abbia fatto qualcosa di eccezionale quest'anno. Primo, riorganizzare un Giro d'Italia in 2 mesi, cambiando le date, i luoghi di partenza, riorganizzare le tappe, poi tutti i vari procedimenti per tenere lontano, creare le bolle e soprattutto, come dicevi te, in questa occasione ha dimostrato la nostra adattabilità a risolvere le soluzioni. Possiamo avere mille problemi, però qui sono stati bravissimi a fare sì che il Giro d'Italia si disputasse nelle migliori condizioni possibili, creando alla fine un bellissimo spettacolo e dando importanza, credo, e dare un valore ancora aggiunto a quello che è l'organizzazione del Giro, senza nulla togliere agli altri, però credo che in questo caso io all'interno diciamo, della struttura organizzativa quest'anno ho visto veramente ancora di più quello che sono riuscito a fare, perché non era facile. In queste condizioni abbiano superato non le Colle dell'Agnello o lo Stelvio un paio di volte, molte di più, e sono sempre rimasti in piedi e sempre portato con una bellissima immagine per il giro. Secondo me non ci credeva nessuno, perché fare una sorta di bolla nel ciclismo, correndo tra i tifosi, correndo in strada, è veramente qualcosa di anacronistico. Invece tutte e tre grandi giri, perché bisogna dare atto pure alla No, è Sodia per aver vero. compiuto questo piccolo miracolo, sono riusciti nell'impresa. E questo ovviamente è una prova del 9 superata da parte degli organizzatori. Sfortunatamente Morbegno ci ha messo lo zampino, non possiamo farci niente. Sì, quello è stato Pensiamo. un episodio che ha comunque, diciamo, tra virgolette, non rovinato, ma ha dato una piccola lacuna che però non dovuta sicuramente all'organizzazione, anzi, l'organizzazione ha dimostrato una volta di più che è stata in grado di mettere in condizione tutti di cambiare in poche ore una partenza, di collocare tutte le persone sulle strade, riorganizzare in sicurezza, e questo credo che nota oggi. Assolutamente, assolutamente sì, mi trovi perfettamente d'accordo. Tramite messaggio mi hai comunicato che lunedì inizierete, sarà in Spagna per iniziare il primo ritiro collegiale o soltanto per una riunione tra voi tecnici per stabilire un pochettino i programmi di allenamento iniziali e poi del 2021? No, diciamo che già da un po' ci stiamo trovando via Skype o Meet per avere un incontro. Abbiamo già fatto un paio di incontri con gli atleti per conoscerci un po' tutti, e qui andiamo a iniziare a pedalare tutti assieme, perché comunque credo che un team nuovo riuscire a fare un piccolo ritiro, perché poi saranno solo 10 giorni, dove potremo fare le visite mediche, sistemare le bici e cominciare a parlare, conoscerci un po' anche di programmi e inserire i ragazzi, fargli capire in quale gruppo stanno entrando. Credo che sia fondamentale, per cui siamo riusciti, grazie appunto all'organizzazione e a Jesús Hernández in Spagna, a trovare un hotel che ci ospita, e saremo solo noi, quindi una bolla chiusa, come tutti i protocolli, faremo i tamponi prima di arrivare, c'è lo staff medico che ci tiene controllato per tutto quanto il periodo, e però iniziamo a lavorare. Qui già i ragazzi stanno facendo delle attività con i preparatori e lì incominciamo un po' a lavorare tutti assieme per mettere le basi per questo 2021. Sarete sul Teide? Se non. Non credo che faremo delle attività in altura. Probabilmente sì, se si farà nel periodo estivo useremo un po' più la Valtellina, Bormio, quantomeno qui lo Stelvio, la zona della Valtellina, per poter fare eventualmente qualche ritiro, però per ora faremo solo dei ritiri in Spagna, presumo un altro poi a gennaio prima di iniziare le gare,
Ma fondamentale è questo prima di iniziare la stagione, per metterci un po' tutti a confronto e guardarci negli occhi e dare le basi per quello che può essere il nostro avvio di stagione e quello che ci aspetta l'anno, Dico, soprattutto. con questo ritiro già avete stabilito un piccolo record, perché se ricordo bene siete una delle primissime squadre che sta iniziando il ritiro. Tutti gli altri con il problema del Covid stanno aspettando un attimino. Voi avete stabilito già un piccolo record. Sì, sai, non essendo una squadra già nuova, quindi c'è voglia da parte di tutti di trovarci, voglia da parte della direzione di trovare gli atleti, di far capire un po' come iniziare a lavorare, perché comunque hanno delle strategie, si pensa già a come fare, avere un confronto diretto e mettere a tutti a conoscenza di quello che può essere il nostro cammino, credo che sia importante. Quindi sia da parte mia che anche da parte degli altri tecnici, con Jesus Hernandez e con Sean Yates. Abbiamo caldeggiato questo ritiro, malgrado tutto, e alla fine ringraziamo appunto la società che ha cercato il possibile per farlo. Credo che per noi sia una delle basi i ritiri invernali per poter iniziare a lavorare bene. Le altre squadre molte volte se si conoscono già, hanno già un loro metodo di lavoro, dei tipi di lavoro già collaudati e quindi magari preferiscono aspettare ancora un attimo per non rischiare, anche perché comunque in questo periodo ci sono dei costi non indifferenti per mettere in piedi tutta la sicurezza che ci può essere, però abbiamo valutato che in questo, per noi come squadra nuova era giusto poterlo fare almeno un piccolo periodo tutti assieme, era importante. Avete già stabilito quale sarà il debutto nel 2021, la prima gara che affronterete? Ma al momento abbiamo fatto tante richieste di partecipazione e non abbiamo ancora avuto risposta, in quanto tanti organizzatori hanno mai confermato che c'è la gara, però essendoci saltate le gare in Australia, quindi anche le squadre World Tour magari stanno un pochino aspettando dove preferiscono partire, e d'altro canto gli organizzatori poi aspettano Fashion Tour, no? Calcolando che siamo in Spagna, credo che potremmo iniziare lì la Vuelta Valenciana, i primi di febbraio. Non abbiamo fatto richieste per andare a fare gare fuori dal continente per ora, per quest'anno, quindi ci concentreremo per fare un'attività soprattutto spagnola e italiana. Insieme a quello sponsor italiano, credo che la nostra ambizione insomma, è quantomeno di essere presenti a quasi tutte le gare italiane dove potremmo essere invitati. Le mie domande sarebbero finite qui, però trovandomi davanti uno dei direttori sportivi più esperti del gruppo, ma soprattutto uno dei più blasonati, hai gestito tantissimi campioni, Grazie. la domanda non posso non fartela. Qual è il campione con cui hai lavorato meglio nel tuo trascorso da direttore sportivo? Ma da parte mia ti dico, ho lavorato bene con tanti, un po' cos'è il mio pregio, il mio difetto. Che non ho mai seguito proprio un atleta unico. Il mio obiettivo era sempre quello di far andare bene la squadra, quindi ho cercato di prendere in mano gli atleti quando arrivavano, di poterli far crescere perché dassero il meglio al team. Questa è stata un po' la mia filosofia da quando sono diciamo a fare un po' il ciclismo con la Fassa, con Ferretti, io dico, ho avuto i primi Cancellara, il primo Ivan Basso, dove ho cominciato a fare un po' di esperienze, poi con la Liquigas. Cioè, avermi trovato sicuramente con Vincenzo Nibali, che ha fatto 7 anni con me, quindi averlo portato da ragazzino che vinceva la tappa alla Coppi Bartali, arrivare al podio al Tour, tu capisci che è un qualcosa di, penso di aver dato, di contributo a farlo crescere, poi quello che ha fatto quando è andato via su altre squadre. Con lui sicuramente è stato un po', diciamo, non dico la consacrazione di quello che potrebbe essere l'aspetto di lavorare con un giovane, farlo crescere, farlo vincere e portarlo ad alti livelli. Con gli altri, l'altra parte con Ivan, se arrivava da un periodo bruttissimo della sua carriera, era stato fermo, doveva essere rimesso in gioco e da parte nostra c'era tantissime aspettative, ma anche tantissimi dubbi se potrebbe potuto tornare. Quindi con Ivan ho dovuto creare una sinergia di lavoro, di squadra, di compagni, di staff e dare soprattutto ogni volta una dimostrazione. Diciamo, far prima aspettare lui, dargli il tempo che potesse ritornare a buoni livelli e soprattutto a chi era attorno a noi di avere la consapevolezza che stavamo lavorando sulla direzione giusta, perché
non era un giovane, era uno da ricreare, e quindi poi aver vinto il Giro d'Italia in quella maniera è stata una vittoria di squadra. Ivan ha portato solo, ha messo la ciliegina sulla torta, però in quell'occasione al Giro 2010 credo che avevamo una squadra che avrebbe potuto vincere il Giro benissimo con Nibali, per cui sai, da parte mia credo che lì è stato l'apice, tra virgolette, di un lavoro di squadra fatto in 4-5 anni e portato avanti di conseguenza i vari Sagan, Viviani, Os, Guarnieri, tutti questi ragazzi che adesso sono, diciamo, fra i migliori, possiamo dire che li abbiamo cresciuti un po' noi, fra dilettanti, un po' con la Liquigas, e era un modello che mi fa piacere che ancora tanti ne parlino, perché insomma sono già quasi 6 anni che è finito e si sente ancora dire che tutti quanti una squadra che ha lasciato il segno nel ciclismo. Questo averne fatto parte, aver aiutato a farla crescere per noi, per me, per Amadio, per Scirea, Mariuzzo, quelli che eravamo il gruppo storico, credo che sia sicuramente un vanto, nulla a toglierci. Gli amici miei giornalisti messinesi e siciliani sapevano che ti intervistavo, perciò la domanda d'obbligo su Nibali è quasi scontata. L'hai avuto 7 anni, perciò lo conosci meglio di tanti altri. A tuo avviso Vincenzo può fare 1 o 2 anni ancora ad altissimo livello e tentare di vincere magari una grande gara a tappe? Ma sai, Vincenzo ha sempre dato il massimo, da quando è stato professionista, ha sempre cercato di essere puntuale agli appuntamenti. Credo che anche quest'anno sicuramente è stato un po', non ha dato il meglio di sé per il periodo, non avendo una grande, tra virgolette, storico sui periodi di preparazione, sul periodo dove è stato svolto il Giro d'Italia. Credo che l'handicap quest'anno per i vecchi sia stato questo, soprattutto perché i giovani, non avendo esperienza di come si poteva svolgere un giro o a maggio o ad ottobre, per loro è la stessa cosa, mentre chi aveva nella memoria tutti i giri fatti prima gli ha dato un po' gli ha fatto magari sbagliare qualcosina nella preparazione o diciamo, nell'arrivare puntuali. Credo che Vincenzo ha le stimati per essere un campione già da subito, non è un campione che si è fatto per strada, crescendo, però le ha sempre avute, quindi ha un talento. Io dico che fin sarà in bici, con lui ci si può sempre aspettare che se ha deciso ancora di portare avanti la sua carriera, di, non dico prolungarla, di continuare, credo che possa essere ancora protagonista. Poi sai anche te, vincere o dico vado a vincere un tour, credo che sarà difficile con i giovani che ci siano. Però magari un altro giro fatto bene, non lo escluderei, non lo escluderei. Grazie per Un grande. l'intervista Stefano e in bocca al lupo per la nuova stagione. Grazie a voi. Arrivederci. Ci vedremo su.